Finalmente, signori miei carissimi, il ritorno della nostra Larini e guardate, guardate che completino che ho sbloccato. Completino comando, non è quello che vendeva il pazzo sclerato venditore, ma l'ho sbloccato facendo delle secondarie perché mi sono fatto qualche giro, mi sono fatto alcune tombe che avevo lasciato indietro. Ce ne mancano altre perché in teoria le ho fatte tutte, ma me ne mancano alcune. E soprattutto ho sbloccato la pistola pesante. Sì, ragazzi, è una cazzo di Deagle, una 44 o una 45 mani. Purtroppo non potremo gustarci il sonoro perché abbiamo il silenziatore, ma amen. Siamo pronti per andare avanti, eh. Prima di proseguire un attimo volevo parlarvi di questa piccola cosina che insomma è un po' il momento adatto secondo me. Allora, guardate bene questa immagine, stiamo guardando sul fondo, stiamo guardando le varie stalattiti, il muro di ghiaccio e ok. Allora, sposto appena l'immagine, cosa succede? Aspetta, beh, ecco fatto, vedete? È come se i particolari dei vari oggetti fossero spariti. Ok, questo che cos'è? Questo qui è un sistema che hanno appunto i videogiochi quasi tutti. In questo momento noi non avremmo dovuto vedere questa cosa, però si vede che c'è un po' sfanculato. Però è un sistema che utilizzano i videogiochi per sfruttare meno RAM possibile, in maniera che quando noi siamo vicini e stiamo guardando una cosa, i dettagli arrivino. Nel momento in cui noi ci giriamo, andiamo da un'altra parte, si tolgono i dettagli qui per metterli nel luogo più interessante o dove siamo noi. Ok, lasciamo perdere il fatto che adesso appunto noi stiamo vedendo questa cosa o no, che non ci interessa, capita. Questi dettagli, il passare da questa che è una grafica diciamo bassa su PC, no? Al giorno d'oggi una grafica bassa, proprio a base, basilare. Con le texture poco definite, zero effetti luce, falsi che siano, quello che vuoi, zero dettagli. Va bene, passi a questa che diventa una grafica medio-alta, diciamo così. Ok, cosa succede con PlayStation 4 Pro? Dato che se ne parla molti non ne sanno ancora niente. Con la Pro effetti come questi, di luce falsa, che sono appunto rifiniture di texture che danno quel senso di illuminazione, quel senso di 3D, lasciando perdere il 4K che sulla Pro è fintissimo, va bene, solamente un'immagine più tirata e amen, ingrandita, non ci interessa. Quello che va a toccare veramente con uno schermo adatto è il discorso dell'HDR. Con l'HDR questi effetti sarebbero molto più realistici. Ci sarebbe proprio un effetto di profondità e di 3D maggiore, capito? Perché la luce è più viva, i colori sono più vicini a quelli che l'occhio umano riesce a carpire per capire appunto la profondità degli oggetti e sarebbe molto molto più reale. Ecco, tutto qua, volevo solo dirvi questa cosa e basta, tutto qua. Per avere, dato che Tomb Raider è uno di quei titoli che supporta questa tecnologia, così funziona, diciamo, ecco. Terra degli Immortali, questo completo a comando non dovrebbe dare troppe... Ah no, sapete cosa fa questo? Questo qua permette una tantum quando ci si cura di non usare i materiali, quindi sì, è abbastanza OP anche questo. Vabbè, amen, tanto ormai, insomma... Abbiamo capito che ad inizio gioco venire in una zona del genere sarei stato piuttosto in imbarazzo contro questi qui. Adesso con la Lara che ci ritroviamo, no. Perché è divina, veramente, è un livello superiore. Ma questi qua stanno preparando proprio una guerra? Sono tantissimi. Poi sono catapulte, tipo. Si sono mantenuti comunque bene. Porca troia, occhio. Farti beccare. Mi piace questo completino qua, è abbastanza carino. Poi, insomma, siamo in guerra. Mi sembrava più opportuno arrivarci
Preparati, dai. Queste righe. No, leggo io la lore. Lascio queste righe per chi seguirà le mie orme. Le mie ferite sono peggiori di quanto pensassi e non guariranno. Stanotte farò un ultimo tentativo di andarmene da questa tomba di ghiaccio. Ma dubito che ne avrò le forze. La sorgente divina si trova qui, in cima alla torre più alta, ma non sono riuscito ad arrivarci. Con la sorgente gli immortali del profeta sono invincibili, un esercito di spiriti e demoni che non conosce la morte. Ah, cazzo. Un'aberrazione del creato, bellissimo. Non sono più umani e possono piegare qualsiasi esercito sul loro cammino, con ogni morte e ogni rinascita imparano e si adattano. Se un giorno la Trinità dovesse riuscire a mettere le mani sulla sorgente, temo che non saprà farne un uso migliore. Forse sarebbe meglio lasciarla dov'è, perduta per sempre. Già, visto, già all'epoca parlavano appunto della Trinità. Eh beh, ma sì, ma lo sapevamo che è comunque una lobby maledetta che è presente da un sacco di tempo. Guarda che roba. No, gli scorci comunque sono epici. Ma è un altro falò? Cazzo, un altro falò, ma veramente, cioè. Aspetta che rubo tutto e poi andiamo a sederci. Ma così tanta roba mi dai, brutto segno, sai? Frecce, come sono messo? Crafta, va. Craftiamo il craftabile. Ok, queste... Ah no, quante sarebbero queste? 5, oh, ottimo. Beh, queste là sono fortissime. Ne parlavo l'altro giorno con il mio amico Sammy che... Questo gioco qui secondo me sarebbe completabile ad estremo solamente con le frecce puzzolenti, praticamente. Arco e frecce puzzolenti, buon posto, ce la puoi fare. Io vorrei potenziare, posso solo la pistola. Piacerebbe potenziare il pompa. Velocità di ricarica, no, non ci interessa. Non ci interessa, grazie. Sono a posto così, grazie davvero. Aia. Sì. Stupidina, sì. Cazzo. Madonna. Lara che... Si vede la manina, si vede la manina. Si ferma. Ma che figata questi qui comunque. Hanno un'armatura che... Sono un misto tra un cavaliere medievale e un centurione romano. Piano, Madonna santa. Grappati, Cristo, ce l'hai lì? No, beh, questo qua è fighissimo. Con quest'elmo è fighissimo. Madonna. Però sono umanissimi. Ed è sparito. No, no. Ma guarda te come siamo diventati forti. Anche in mischia. Aspetta, aspetta. Trofeo guadagnato senza paura. Allora, loro sono veramente umani sotto l'elmo, ma... Fammelo vedere. Beh, ma sono... Guarda che spariscano così, mi piace da Dio. Merda. Guarda lì, le doppie armi. Sì, sì, sanguinano anche. Come sei veloce, merda, che male. Ecco. Tanto abbiamo... Abbiamo il perk che è il primo danno. Ci torna a posto. E guarda che frecce che tirano. Sono fighissimi. Ah no, pensavo fosse esplosivo. Porca puttana. Che spettacolo quella doppietta qui. Però non devo abusare troppo dei proiettili perché... Merda. No, facciamo che ne abuso, va. Questi sono forti. È bellissimo, che soddisfazione quando muoiono e si vaporizzano tipo i vampiri di Blade. Questo fuoco azzurro è davvero bello da vedere. Irreale, ma bello come poche cose al mondo. Sai cosa potrei fare? Craftarmi... Ok, punta cava. Però la pistola rimane comunque una... E vacca troia. Non volevo, scusami. Rimane comunque una puttanata confronto alle altre armi.
Cioè non ne vale la pena, non è potente per un cavolo. Allora curiamoci, va. La roba ce l'abbiamo. Poi in teoria con il nostro vestito magari non utilizziamo neanche le cosine. Oh, anche il lanciagranate, devo ricordarmi. Bello, bello, finalmente. Finalmente lottiamo contro dei nemici validi. Poi col fatto che basino tutto il loro set di attacco sul corpo a corpo, giustamente, a parte gli arcieri, mi piace di più perché vengono a pressare. E se noi ci craftassimo, ecco, i Dragonfire. Mamma mia. Oh merda. Quindi quanti colpi mi rimangono? Uno normale, 14 dragon. Ok. No, ho notato che raccogliendo gli zainetti degli immortali troviamo i proiettili. Cagata, però insomma ci sta alla fine. Noi di corpo a corpo abbiamo ben poco. Cazzo, arciere del cavolo. Ah sì, eh. Facciamo scontro fra arcieri. Hey, bitches. Oh merda. Guarda che si smontano. No, quello era testa però. Dai, farà arrabbiare. E infatti, siete colpi. Siete intrigati enigmi. Bello però, mi si sta risollevando questa parte di gameplay. Yes, beh, siamo immuni anche. Ah, cazzo. Ma se io... Sfide. Raduna gli immortali per combattere la Trinità accendendo i braccieri. Ah! Ma che cazzo ne so, ne avevamo visti anche là. Ah, ecco, ad esempio questo. Ah, non si è acceso quello, vabbè, non lo so ragazzi. Tanto le sfide è inutile perché essendo buggata quella dei tuffi, essendo buggata quella dei tuffi, non si può nemmeno cercare il platino. Ecco. Oh, bastardo. Crafto. No, beh, quel doppiettone qua è spettacolare, veramente. Allora. Ma scusa, c'è qualcosa che io non... Ah, ma si potevano calciare, forse. Oh, cazzo. Sto Costakin. Vieni, vieni. C'ho i Dragonfire, comunque. Bruciano, eh. Ah, poi Dragonfire li puoi sparare quante volte vuoi. E la madonna. No, vabbè, ma è OP. È OP, ragazzi. Fucile a pompa con i Dragonfire è OP, perché non devi neanche ricaricare. Li spara... come tutto il gioco è OP. Ma non far la ferita che non hai nulla, Lara. Non ti innerti il fianco. Che bello, però. Che belli effetti. Sono divertito. Non ho capito sta storia dei braccieri. Sì, comunque ripeto, è inutile. No, forse si possono calciare. No, cosa fa? No, non li calcia. No. È inutile perché appunto mancando... Non hanno ancora fissato quel discorso lì del tuffo. Penso che non lo fisseranno mai, quindi... Neanche volendo è impossibile platinare il gioco. Benissimo. Sulle cose che veramente odio io. No, niente, vabbè, qua ci sono i saltini. Ah, guarda cosa c'è qua. Scusami, Qua che cosa c'è? Ah, c'è uno di quei braccieri. 2 su 6. Ah no, allora sono braccieri speciali che sono nascosti. Vabbè, ma mi intrigano queste cose. Ma ve l'ho appena detto, è inutile. Andiamo. Bello quell'effetto di fuoco azzurro qui del metanodotto. Ma si muore malissimo. C'è il tesoro magari. C'è veramente. Questo è proprio strano. Ha elementi dello stile Shida. Ma sì, sembra... sai che cos'è questo, no, ragazzi?
Impossibile. Sì, invece è lui, gli antichi astronauti. Sì, di Discovery Channel, guarda. Adesso lo dice, vedrai. Aspetta, aspetta, dobbiamo cercare il modo. No, dai, non dirmi che non ci hai fatto la spiegazione segreta proprio su questo. Dai, ragazzi, è una rappresentazione degli antichi astronauti, c'è la tuta. Sono quelli preferiti da Discovery. Porca puttana, non c'è mica in questo, veramente. Che sfortuna. No, purtroppo non. Proprio in quella cosa lì. Strano Non ho però mai che non avuto. abbiano messo la descrizione aggiuntiva. E capiremo che questa sorgente divina avrà origini aliene. È ovvio, il prossimo Tomb Raider, mamma mia, si va su Saturno. Non ho mai avuto così tanta paura. Questa notte gli eserciti dell'Orda Mongola sono accampati al confine della valle, pronti per colpire il cuore di Kitesh. Abbiamo pronto il fuoco degli alchimisti per respingere gli invasori. Full Metal Alchemist. Tutti gli uomini e le donne e tutte le donne in grado di tenere un'arma combatteranno. Figa. Faremo tutto il possibile per sostenere gli Atanatoi. Non ho mai partecipato a una carneficina come nessuno di noi semplici cittadini e non ho mai ucciso nessuno. E ora che devo farlo, temo di non essere abbastanza determinato. Beh, non è certo facile. Caro mio concittadinos, sarà morto malissimo, tra l'altro. Magari no, magari è il salvatore del nuovo millennio. Basta lore, quanta ce n'è? Ma quanta lore? Già due volte la Trinità ha inviato grandi uomini alla ricerca del cammino del profeta. Già due volte sono scomparsi. Lui ha osato portare la sorgente divina fuori dai confini dell'impero. Ma non avrebbe dovuto farlo. Quell'atto blasfemo ha portato la corruzione nel mondo. I suoi discendenti vivono ancora e per questo la Trinità deve provarci un'altra volta. Io ho compiuto atti ignobili, ho commesso peccati terribili contro innocenti per arrivare fin qui a recuperare la sorgente divina. So che Dio mi perdonerà perché tutto quello che faccio lo faccio a fin di bene. Grazie a cazzo. Ora la fine vicina, devo solo sopravvivere a questa battaglia finale e il volere della Trinità sarà compiuta. E invece, il mongolo, siamo bassi, di comprendogno. Comprendogno mongolo. Dove lo vuoi attaccare questo? Scusami, fammi capire. Ah no, scende, quindi non ci serve al momento, se non sbaglio. Serve fare così. Brava la Ricci. La Retta Larini, mamma mia, grande. Robocop. Robocop Croft. Oddio, ti ho visto. Oh, no, non mi falle. Che cazzo è successo? Si è buggato. Oh, si è buggato, mamma mia. Vabbè, proviamo a sparare così. Ci spariamo in testa. Ogni tanto quel gioco qua cade su cazzate, veramente. Sembrano delle dimenticanze o delle. Una pigrizia da parte dei programmatori. Guarda, adesso funziona benissimo. Oh, merda. Vai. L'ho visto. Ottimo. No, non sfondarti. Eh sì, vabbè. Era chiedere troppo, naturalmente. Oddio. Bruzzo. Un brutto signore e delle tegole incredibili. La città perduta. Ricevuto pacchetto vita e morte. Va bene. Lara! Ho già fatto l'obiettivo delle Questo faranno carte. saltare il ghiaccio e passeranno. Credi di poterli fermare? Possiamo solo cercare di guadagnare un po' di tempo. Ci vediamo dall'altra parte. Mamma mia, signori miei, che entrata! Beh, la curiosità ci metterà nei guai, ma noi ormai siamo qui. Dobbiamo proseguire. Che fico! Davvero bella questa zona. Ci sono dei funghetti, La li ho sala visti. delle anime. La sorgente divina deve essere lì. Oh, siamo vicini, eh! C'è anche la statua del profeta. Però Sembra che scusami. attraversando quella porta io possa arrivare al centro della città. Jacob ci aveva detto che questi esseri, gli immortali, comunque erano pericolosi anche per lui, ma lui è profeta, alla fine non dovrebbe avere una sorta di controllo, una sorta di potere su di loro? Non lo so. So che c'è un bel faloceno, ragazzi. Cosa facciamo? Ci salutiamo qui? Me lo dai questo? Lo vedo.
L'inviato della Trinità tra i mongoli. Ho fallito. Non ci sarà perdono per i miei peccati. Mi sono sporcato le mani col sangue alla ricerca del profeta e ora non c'è più niente da fare. Quando l'attacco si è tramutato in un assedio, gli uomini del profeta hanno fatto l'inimmaginabile. Hanno rivolto le armi verso i ghiacciai e hanno sepolto la loro città. I mongoli e gli stessi uomini del profeta sono stati seppelliti sotto i ghiacci. Il Khan e la sua orda di guerrieri sono tutti morti. La gente di Kitesh è sconfitta e dispersa. Io solo sopravvivo nel cuore ghiacciato della città. Io e l'esercito di mortali del profeta, con i loro occhi maledetti e senza vita. Anche ora li sento che cercano i sopravvissuti tra le rovine per dargli un sacco di botte. Va bene, vediamo se Lara ci fa un discorsetto. Non so come mi immaginavo fosse un essere immortale, ma Sentiamo la Jacob cagata. sembra umano in tutto e per Sì, in tutto. effetti sì. Chissà Pompa quante cose pompa. avrà visto nel corso degli anni, quanta esperienza e quanta sapienza. Non riesco Stabilità neanche a contro immaginarlo. Eppure, per mantenere questo orgoglio. segreto, Non ho ha abbastanza mentito alla pelle. sua gente per generazioni. Quali Allora. straordinari poteri ha la sorgente divina? L'umanità riuscirà finalmente a comprendere la vera natura dell'anima? O arriverà a qualche straordinaria scoperta scientifica? Una sola cosa è certa. È troppo importante per essere lasciata nelle mani della Trinità. Beh, ovvio, poi con tutto il casino che abbiamo fatto per raggiungere. Dai, facciamo una cosa, ragazzi. Salutiamoci qui e poi nel prossimo appuntamento proseguiamo e ci addentriamo questa città sacra. Va bene? Signori miei, io vi saluto, vi ringrazio, vi invito a condividere come al solito e ci vediamo al prossimo episodio con la nostra Laretta. Ciao a tutti e grazie.